Mattatore di questa seconda serata della Festa del Pane 2016 qui a Borgata Costiera, Giuseppe Castiglia, risate a crepapelle questa sera, cosa ne pensa del pubblico? Il pubblico da queste parti è sempre molto accogliente, molto caloroso e soprattutto è molto, nel senso che sono davvero tanti a venire di solito in queste manifestazioni. Peraltro non c'era soltanto il motivo, diciamo, del divertimento dello spettacolo, ma anche una bella sagra organizzata per bene, una festa più che una sagra del pane, e poi anche tante altre buone cose da mangiare. Quindi, visto che c'era tanta gente non solo, diciamo, di Mazara, ma anche dai dintorni e qualcuno anche un po' più da lontano, quindi significa che la gente ha voglia di queste manifestazioni, che poi se sono anche condite da spettacoli simpatici che ti mandano a casa con un sorriso, senza la velleità di fare chissà che cosa, ma semplicemente per mandarli a casa con un sorriso, allora funzionano anche meglio. Per cui un insieme di cose, un'organizzazione perfetta, uno spettacolo buono, poi fanno in modo che il pubblico si diverta e che magari domani ritorni. Un pubblico che ha partecipato attivamente durante il suo spettacolo. Certo, perché io ho il vizio, tra virgolette, di farli intervenire, no? Di mettere, diciamo, un po' l'accento su alcuni difetti o pregi dei siciliani, cercando appunto di farli dire al pubblico stesso, perché poi nella barzelletta la verità è che la gente deve riconoscere se stesso, un amico, un parente, qualcuno a cui quella cosa è capitata uguale, è un po' il segreto della barzelletta, quindi farli interagire, agire, renderli appunto protagonisti anche interattivamente è un fatto interessante e credo anche furbo, perché oggi l'interazione, la voglia di apparire, di esserci, di far parte di qualcosa è enorme, basta pensare ai social network e quello che succede. Bene, l'anno prossimo magari avremo di nuovo l'onore di averla. Dipende dal signore che organizza qui la manifestazione, che si chiama Francesco Foggia, che voi conoscete tutti e che ovviamente fa delle cose belle, per cui quando farà un'altra cosa bella come questa non può non chiamarmi. Ringraziamo a tutti la dottoressa Meri della Casa dei Giovani di Mazara del Vallo, ringraziamo l'operatore, ringraziamo Padre Lobua, Biagio, Gino, tutti i componenti dell'equipe. Se oggi siamo qua, noi signori dobbiamo ringraziare la comunità per quello che facciamo e per la disponibilità che ci danno. Siamo grati per la comunità e ringraziamo a tutti, la dottoressa Meri e a tutti. Grazie, stiamo facendo delle piccole cose che ci offre poco spazio all'incomunità, nel senso che scacciate, prodotti siciliani, costata, bruschetti, l'uva raccolta da noi, piccole cose che ci danno utile alla comunità. Tanto complimenti a Francesco Foggia per questa bellissima manifestazione, e noi qua abbiamo portato i nostri prodotti, la nostra specialità, la pizza rienata, questi qua con le focacce con le olive, i nostri biscotti, i nostri quaresimali, il nostro pane, un po' di tutto quello che facciamo noi, sempre prodotti artigianali. Da Panificio Crini.